Un pericoloso incendio si è verificato ieri sera nella zona industriale di Battipaglia. Le fiamme si sono propagate in terreno ed hanno avviluppato la vegetazione e le sterpaglie a ridosso del vecchio deposito di rifiuti ex Sele Spa, tra Viale Spagna e Via Bosco II. Le fiamme sono divampate domenica sera e sono state allertate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute 3 squadre di vigili del fuoco, 2 del distaccamento di Eboli ed 1 dal comando provinciale di Salerno. I caschi rossi sono intervenuti per evitare che il fuoco si propagasse ad una falegnameria attigua al terreno dove si è verificato il rogo. Le fiamme sono diventate subito alte, ma poi sono state circoscritte dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per alcune ore evitando danni alla falegnameria. L'incendio di sterpaglie ha riattivato pure una piccola fumarola sotto le coltri di cenere dell'ex Sele S.P.A., il deposito di rifiuti finiti già a fuoco ad agosto del 2019. I caschi rossi sono al lavoro per intervenire anche lì.